Inizia a parlare di progetti di paesaggio attraverso una pubblicazione, che è questa che vedete, che si chiama Path, Trails and Tracks. E questa pubblicazione nasce in realtà accennato Margherita, mia e di Paolo Ceccon, in diversi anni, che è un'attività che si è sempre interessata di progetti di paesaggio, ma anche e soprattutto di progetti di paesaggio urbano. Questa pubblicazione, che è stata pubblicata in Cina, è il risultato di questo lavoro, perché abbiamo con loro avuto in diverse occasioni modo di dialogare sulla questione del disegno del paesaggio urbano in due contesti geografici molto diversi, che sono l'Europa e il mondo, in questo caso il mondo australiano e cinese. Quindi mi sembrava interessante adesso proporvi una serie di immagini, di carrellate che cercano di mettere a fuoco anche le molte diversità che ci sono nel progetto di paesaggio urbano. E ovviamente questo libro, questa pubblicazione che abbiamo fatto, si interessa di mobilità lenta e sostanzialmente di percorsi ciclabili, quindi come coinvolgere all'interno della struttura urbana e anche delle strutture urbane consolidate anche storicamente, come il progetto delle infrastrutture lente, quindi in questo caso le ciclabili e i percorsi pedonali, non siano elementi necessari, non siano solo elementi necessari a realizzare infrastrutture all'interno della città in modo tale che le persone vi possano muovere agevolmente, ma anche di costruire in realtà una dimensione molto più articolata e intersecata nel rapporto tra le infrastrutture per la mobilità lenta e le città, sia le città contemporanee, ma anche le città europee. In questo caso, questo lavoro è iniziato dai progetti che abbiamo fatto per recuperare la ciclabilità e la pedonalità dei nuovi spazi della stazione di Padova, così come il recupero di un'area sempre a Padova a fronte del conservatorio, che nel tempo era, come succede spessissimo nelle città, era diventato un parcheggio. E così come anche altre occasioni, in questo caso sempre all'interno della dimensione di uno spazio abbastanza circoscritto tra Padova e Pordenone, che sono tutta una serie di progetti. Quindi questa pubblicazione è nata anche dalla curiosità di questa casa editrice di comprendere dei progetti che sono molto diversi da progetti molto più muscolosi che nel tempo si sono articolati. E quindi è nata questa collaborazione che ha prodotto questo libro pubblicato a Sydney, e con ovviamente un curatore che è Noel Corkery. E quindi si è iniziato a ragionare su come, in forma teorica, in questo caso, quali sono le strategie perché la mobilità lenta all'interno della struttura urbana riesca a trovare una sua adeguata connessione, quindi non più
confinate in degli spazi specifici, ma con la capacità di ramificare e di dare maggiore struttura e anche qualità a chi vive nelle città e quindi anche a modo di non fare solo i percorsi preordinati, ma anche trovare delle modalità di attraversamento dello spazio che possono portare sorprese e curiosità. Quindi questo lavoro, adesso lo scorro molto velocemente, è stato appunto una prima ricognizione di progetti, di infrastrutture, spazi, infrastrutture pubbliche e spazi pubblici, in questo caso questa prima fase abbiamo usato, abbiamo utilizzato la dimensione tra Venezia e Padova per andare a definire tutta una serie di questioni che riguardano questi territori. Quindi il tema delle infrastrutture pubbliche, il tema della costruzione degli spazi pubblici, che è sovente uno dei punti più deboli di queste operazioni. E quindi da qui è iniziata questa sorta di esplorazione sul tema appunto delle infrastrutture pubbliche, delle sue varie declinazioni in ragione delle diverse caratteristiche. Questo ad esempio è un progetto che abbiamo realizzato a Mestre. È un progetto di un bacino che serve a trattenere le acque ovviamente per compensare il principio dell'invarianza idraulica, ma come vedete, oltre a tutti i sistemi di scavo e di riporto per la costruzione un'infrastruttura tecnica, in questo caso questo bacino d'acqua, come si sia immediatamente lavorato perché questo spazio possa diventare realmente un parco pubblico. E quindi, di nuovo, introducendo la dimensione pedonale ciclabile all'interno di queste infrastrutture che vanno poi ad agganciarsi ai nodi di una mobilità più costruita che stanno ai margini di questi spazi. E questo è il tema generale che ha guidato questi progetti, appunto il lavoro sulle terre, le modellazioni delle terre per governare i flussi sia delle persone sia delle acque, il governo delle acque al di sotto delle strade carrabili dove nelle adiacenze si collocano sempre le infrastrutture per la mobilità pedonale ciclabile. E quindi tutto un lavoro che cerca di tenere assieme qualità del paesaggio, infrastrutture per la mobilità urbana e la risoluzione di problematiche ambientali. Questo qui è il quadro di questo lavoro che poi ha costruito questo libro. Adesso vado veloce, questo è il parco che abbiamo realizzato appunto a Mestre non molto tempo fa, è un parco costruito attorno a un intervento di social housing e quindi tutte queste parti verdi che vedete circondate dai percorsi pedonali e ciclabili servono a utilizzare questi spazi che di fatto sono dei bacini per trattenere le acque nei casi di emergenza idraulica. E quindi perché sto parlando di questo? Perché per noi è molto importante che non ci sia dissociazione tra i due elementi, ossia che la costruzione del paesaggio urbano deve trovare una sua adeguata collocazione con la costruzione, con la struttura della mobilità urbana, senza che questi due elementi si accostino, cioè gli elementi si devono in qualche modo intersecare per dare il massimo delle potenzialità del risultato. E questi sono stati i primi ragionamenti e questi sono alcuni dei capitoli di questo libro. Quindi
il tema di tenere assieme sistemi pedonali e ciclabili, che riteniamo importante. E questo significa? Significa costruire degli spazi che sono diversi dagli spazi attuali, quindi che sono diversi dai marciapiedi, ma che sono anche diversi da una struttura molto poco studiata nel suo dispiegarsi all'interno della città, ma non moltissimo esplorata nel suo potenziale sia estetico sia di costruzione di uno spazio urbano in cui le persone in luoghi di qualità. Quindi per arrivare a questi obiettivi abbiamo fissato dei criteri che la prima parte di questo libro, quindi gli urbani della salute, che è elemento fondamentale all'interno di questi ragionamenti, e tutta una serie di altre responsabilità che si porta dietro un progetto di spazio urbano inteso in questo modo. Ovviamente responsabilità significative, però d'altronde se continuamente rinunciamo ad assumere delle responsabilità personali sia collettive, difficilmente riusciremo a recuperare il disegno dello spazio pubblico. Quindi l'integrazione tra i sistemi della mobilità lenta con i sistemi del trasporto pubblico, altro elemento fondamentale, le due cose devono trovare coincidenza molto facilmente. Gli esempi che ci sono qui nel territorio dove abitiamo non sono esempi così straordinari da questo punto di vista, come ad esempio possono essere gli esempi in Alto Adige, dove i ciclisti hanno gli spazi dentro i treni locali ed inverno questi spazi dentro i treni locali diventano i luoghi dove appoggiano gli sci, e quindi c'è questa struttura molto articolata. Qui è molto diverso e c'è molto lavoro ancora da fare, devo dire. Quindi politiche intelligenti di trasporto pubblico, anche innovative, pianificazione delle strategie di trasporto e tutte le altre strategie che a grappolo possono agganciarsi a questi capitoli principali per trovare i modi di ricostruire e recuperare la qualità urbana. E quindi la necessità di costruire piani strategici, che anche in questo senso non sono così sviluppati all'interno della struttura urbana, perché non parliamo dell'esterno, ma parliamo dell'interno, e anche un lavoro di ridisegno dello spazio urbano al fine che certi luoghi delle città, in qualche modo un po' abbandonati e poco utilizzati, diventano deterrenti al camminare o all'andare in bicicletta. Quindi questo lavoro di correlazione tra la costruzione della mobilità lenta all'interno delle città però deve avere ricadute fondamentali con l'amministrazione pubblica per riuscire poi a far sì che questo tipo di qualità e quindi questo tipo di esperienza si possa introdurre efficacemente all'interno delle città stesse. Questo sostanzialmente le prime costruzioni, le prime riflessioni di questa di questo pensiero tra città e mobilità lenta, e quindi per arrivare a una riflessione appunto sui principi generali per la pianificazione della rete ciclabile, come si diceva, la relazione tra bicicletta e pedone, anch'esso tema non facile nelle città contemporanee dove non c'è lo spazio
per tenere assieme queste due modalità di movimento all'interno della città. Quindi i percorsi pedonali e rete ciclabili devono essere degli elementi che trovano sinergia, ma che riescano in forma rizomatica a intercettare i diversi spazi delle città. E poi ovviamente gli ambienti pedonali all'interno delle città stesse. Queste sono, fanno parte di una serie di progetti che abbiamo realizzato negli anni. Questi sono progetti realizzati a Pordenone per andare a recuperare degli spazi marginali della città. In questo caso il recupero di una viabilità di ingresso alla città di Pordenone, dove si sono identificate delle strategie, quindi vedete con delle sezioni stradali molto strette perché non c'era spazio, quindi si sono identificate in questo caso delle strategie sia per riuscire a collocare la dimensione automobilistica, quindi i parcheggi. I parcheggi in questo caso funzionano solo la sera e non di giorno, cioè tutta una strategia che il comune ha messo in piedi per riuscire a mantenere questi spazi senza andare ulteriormente ad allargare delle sezioni stradali in punti in cui è meglio che non siano larghe, e quindi anche per costruire poi tutta una serie di percorsi, pavimentazioni urbane non stradali, per far sì che queste piccole strade riescano a costruire qualità urbana. E quindi anche attraverso il sistema delle strade, dei dislivelli, riuscire a articolare questi processi, che è un po' il tema che ci interessa. Qui vedete una serie di immagini che parlano appunto di questo modo di operare, dove si costruiscono, che noi utilizziamo molto spesso, dove si costruiscono delle piattaforme di calcestruzzo che racchiudono dei sistemi porosi come i sistemi di ghiaie all'interno dei parchi pubblici o dei viali alberati e così discorrendo. Così come altre riqualificazioni di spazi urbani eccezionali, come ovviamente qui siamo in via Porciglia, siamo in uno dei nodi importanti della città di Padova. Questi luoghi per lungo tempo erano dei parcheggi, e con un progetto organizzato con il comune di Padova si è riusciti a riportare questo parcheggio alla sua naturale vocazione, che è quella di essere vicino alla chiesa degli Eremitani e vicino al conservatorio. E quindi da parcheggio questo è diventato un luogo pubblico e anche un luogo di manifestazioni e di concerti all'esterno da parte del conservatorio. Oppure come il recupero degli spazi intorno alla città alla stazione di Padova, che abbiamo realizzato appunto, dove di nuovo la mobilità carrabile viene inserita con una sola corsia di marcia, in modo tale da consentire allo spazio che abbiamo recuperato nei due lati di questa strada, quindi di consentire di costruire dimensione pubblica, spazio pubblico, piazze, spazi permeabili, recuperando tutto quello che c'era, compresa vegetazione, che in questo caso ha un ruolo fondamentale. Questo è un po' il criterio con cui abbiamo, sia con cui noi lavoriamo generalmente, sia con come ci siamo confrontati con questo lavoro di ricerca che ci ha proposto appunto ci hanno proposto questi editori cinesi, con il curatore che è invece un professore australiano. E quindi questa seconda parte di questa presentazione parla di
tutta una serie di progetti, in questo caso sì, sparsi un po' per i diversi continenti, in modo tale da dare da fare una ricognizione di a che punto siamo arrivati noi in Italia e a che punto sono arrivati gli altri. E quindi questa parte di questa pubblicazione che abbiamo fatto, cioè fatta da questo gruppo cinese che ci ha chiesto di fare questo lavoro, l'abbiamo provata ad articolare inizialmente, sarebbe un lavoro che cercheremo di portare avanti, ma per il momento è sintetizzato in 4 punti, considerando che questi progetti interessano, non sono localizzati esclusivamente nel nostro territorio. Quindi il tema dei waterfront, il tema dei parchi e degli spazi verdi all'interno delle strutture urbane, i viali urbani e tutta una serie di altre dotazioni che sono ponti e sottopassaggi per pedoni e ciclisti, che è un altro tema importante, cioè come costruire non solo i percorsi, ma anche le modalità di superare ostacoli, quindi di poter andare tranquillamente in bicicletta attraversando ponti e anche sottopassaggi. Iniziando a partire da queste prime, adesso cercherò di fare una carrellata in modo tale da cercare di spiegare come abbiamo interpretato questo lavoro. Quindi abbiamo costruito la parte teorica di questo primo approccio e poi in accordo con il curatore di Sydney di questa operazione, di questo libro, si sono raccolti tutta una serie di casi che hanno messo in luce certamente come ci sia molto lavoro da fare in Italia ancora. E quindi si partono da queste varie scale di questi temi che ci siamo dati per il lavoro, che adesso scorro molto, molto velocemente, tra cui ad esempio il recupero del lungo fiume ad Austerlitz in Francia, a Parigi. Quindi il lavoro enorme fatto dalla municipalità di Parigi per recuperare un'area abbandonata e recuperare alla sua bellezza, al suo interesse, alla sua storia, un'area recuperata importante della città di Parigi, con tutta una serie di procedure di disegno del suolo e occupazione del suolo che gradua, come vediamo in queste immagini, tra suoli totalmente permeabili come queste fasce di prati, suoli parzialmente permeabili dove gli elementi che compongono questa pavimentazione sono fatti di cubetti di porfido associati alla vegetazione, alle erbe piantate, quindi con la costruzione di parterre che danno la possibilità di assorbire l'acqua, di assorbire la pioggia. Quindi riportare bellezza alle città, però ricordando sempre la dimensione anche necessaria in queste costruzioni. E quindi di nuovo ovviamente tutti questi spazi sono misurati per portare le piste ciclabili, i grandi spazi come tradizione nella città di Parigi e altri spazi legati alla mobilità ciclabile. E quindi ovviamente tutto il sistema dei sovrappassi, sottopassi per riuscire ad abitare questi luoghi. Quindi queste sono delle immagini canoniche, ci sono molti. In Europa abbiamo una dotazione di spazi di questo genere importantissima. E quindi è anche importante riuscire a renderla visibile, conoscerla bene
perché certamente diventa elemento fondamentale per la trasformazione di questi luoghi. Ovviamente questi sono casi dove pedoni e ciclisti hanno delle loro, sono indirizzati secondo determinati spazi dalla natura di questi suoli, quindi certamente non sui suoli erbosi, e quindi tutta una serie di operazioni dove però il ridisegno di questi spazi non è specificatamente orientato a un disegno tecnico regno che vuol far sì che queste città possano funzionare bene dal punto di vista mobilità ciclabile e pedonale senza perdere qualità dello spazio e qualità architettonica e del paesaggio. Altri temi di waterfront, giusto per riuscire a dare una carrellata di a che punto siamo noi, a che punto sono sul progetto dello spazio urbano e del paesaggio e altri continenti e altre nazioni diverse dalla nostra. Certamente tutto il tema del waterfront è un tema che sta anche a Parigi, molto meno da noi, devo dire. E poi tutto il tema, altri temi, come appunto, qui ritorniamo a Sydney, e altre modalità di organizzare lo spazio pubblico e la mobilità all'interno di questo spazio pubblico. Qui vediamo, ad esempio, siamo a Sydney, in questo progetto vediamo come ci sia una modalità molto diversa di pensare il progetto di paesaggio in questi luoghi. Quindi in questi casi il progetto di paesaggio diventa una dimensione molto estesa, quindi molto diversa dalla misura dei nostri spazi abituali nei quali ci muoviamo a piedi in bicicletta, però hanno anche avuto la capacità in questa dimensione di costruire degli importanti corridoi per ciclisti, pedoni, e in modo tale da riuscire a dare grandi standard a queste città dal punto di vista, ad esempio, dell'uso dello spazio pubblico. O come dei sistemi a parco che si sviluppano per chilometri. Quindi anche di nuovo ci ritroviamo in dimensioni diverse dalle nostre, che però possono darci certamente degli orientamenti per una maggiore una ricostruzione più attenta, più intelligente, più adeguata al recupero dei paesaggi, paesaggi anche agricoli, paesaggi agricoli dismessi all'interno dei nostri territori, che sono forse poco attenti a questi aspetti. E soprattutto tutta questa serie di progetti è anche nata da un'idea di salute, nel senso alla base di questo ragionamento, di questa costruzione, di questa quantità di spazi pubblici presentati, e alla base di tutto questo c'è ovviamente anche il tema della salute, della cura delle persone, delle città, tema che ormai si è affacciato da abbastanza anni sul panorama italiano, ma questo affacciarsi ancora non ha prodotto un feedback in termini di attenzione al progetto di paesaggio. O altri temi, qui siamo in Spagna, nella valle Teranzado, e di nuovo qui di cosa si parla? Si parla di altri temi importanti dentro le città. In questo caso, queste immagini, vediamo se si vede meglio, queste immagini raccontano di un recupero fatto a Siviglia
tra una zona abbandonata e degradata della città e originariamente un sistema, uno svincolo carrabile che si appoggiava tra le due rive, tra i due bordi di questo torrente secco, di questa specie di fiumara, e quindi della capacità di riusare le precedenti infrastrutture per costruire un paesaggio della mobilità ciclabile e pedonale che possa di grande scala e che riesca a recuperare questi paesaggi spagnoli densamente occupati, come vediamo nell'immagine, da una struttura residenziale compattissima. E quindi questa disponibilità di spazi e questa disponibilità di percorsi all'interno di questi territori diventa elemento fondamentale per la sopravvivenza anche e sulla stabilità mentale di chi abita questi luoghi. Poi, sempre in Spagna, altre occasioni, queste sono occasioni molto più muscolari di quelle che abbiamo visto prima dal punto di vista dell'impegno economico. Certamente la ricostruzione di tutto il waterfront di Madrid, anch'esso è stata occasione eccezionale per trovare i modi di portare città dentro questi luoghi e quindi assieme a città di portare pedoni e ciclisti all'interno di un paesaggio precedentemente forse anomalo, ma certamente molto interessante anche nella possibilità di abitare questi luoghi pubblici. Quindi questi progetti sono anche pensati appunto per essere molto, molto abitati e molto popolati. Laura, scusa, se puoi andare verso le conclusioni. Sì, sì, certo. Adesso andiamo avanti. Qui abbiamo visto, ovviamente poi ci sono tutti i sistemi più generali, e poi c'è tutta la struttura delle strade urbane. La riqualificazione da molti studi è reso evidente che la riqualificazione dei paesaggi urbani aumenta la capacità di mantenere le attività in essere, quindi le attività commerciali in essere. Quindi questo studio che è stato fatto è piuttosto interessante appunto perché qualità del paesaggio, qualità dello spazio pubblico riesce in molti casi a conservare i luoghi sostanzialmente e a far sì che le persone continuino ad abitare questi luoghi. Queste sono appunto immagini di queste operazioni, le metto perché questi progetti con queste trasformazioni urbane che sono state fatte sono riusciti a recuperare, a mantenere le attività commerciali che stavano lungo queste strade. Qui stiamo sempre parlando delle stesse questioni, poi ovviamente questioni di altra scala, quindi come spostare persone da un punto all'altro e altre modalità di costruire i waterfront. Waterfront che diventano sostanzialmente delle grandi spiagge urbane che riescono anche a restituire possibilità di abitare questi luoghi per chi economicamente non ne ha grande disponibilità. Con questo chiudo questo intervento giusto alcuni due progetti che progetti europei che quindi trovano una misura più minuta nell'articolazione di questi lavori. Ho finito.